Allora, continua. Perfetto. Allora, il... Siamo feritissimi. Vai schiacciare tanto per appena salvato. Ho dato uno solo. Era proprio marcio. Lo guardo. Sì? Lo guardo. Andiamo un attimo. È un altro pezzo bruttissimo. Visitatore non autorizzato. Autodifese attivate. Custode Howard Phillips fornisca il codice di autodifesa attivata. Ciao Ale, com'è? Oggi siamo a casa tranquilli. Dici? Allora, e cosa si deve fare qua? Difesa attivate, vediamo come si fa. Insomma, obbligati. Stiamo qua. Dove è buttato il cadavere? Non lo vedo, se l'ha tolto, ma forse non serve più. Adesso devo trovare un altro modo. Sì. Ok, vediamo un attimo. Abbiamo aperto sta porta, abbiamo battuto il boss. Adesso vediamo come si fa. Solo mi fido io. Vabbè, tanto abbiamo appena salvato. Vediamo come funziona sta roba. Ops. Ah, ok. Allora dobbiamo cominciare solo qualcosa dietro. Ah, ok, perfetto, perfetto. Col bidone. Esatto. Mi sono preso solo una stecca incredibile. Eh? Vabbè, tanto se muoio da appunto, sappiamo come si fa. Giro con una cassa. Ma porca troia, l'ho messo davanti. Questa è una cassa. Di mitra del toro che ci stanno. Sento dei rumori. Ah sì. Eh no. Aia, le mani. No, non penso sia una bella cosa. Ma ciao Erus. Mi ha tagliato le mani, le braccia, proprio... Va bene, buongiorno. Mitragliatore. Siamo così distanti. E vabbè, prende... Scusate. Mamma mia. Troppe di volte per provare il tuo. Via il braccio.
No, comunque lì è marcio sto gioco. Oh. Allora. Raccogli, facciamo che dorme di chi però. Questi stanno quelli del cecchino. Ok. No, però il cecchino qua non va bene perché. Usiamo il mitragliatorino piccolo. Usiamo questa scatoletta. Adesso arriviamo i codici, scappiamo. Male, sti codini. Ok, a posto. Stavolta è andata bene. Recuperiamo tutto quello che c'è attorno, medikit piccolo. Allora, cosa è da adesso? Ho preso adesso la cassetta. Sì. E sono un sacco di armadietti, vediamo un po' se c'è qualcosa da prendere. Abbiamo. Ciao Savix! Vediamo sto giochino horror mentre abbiamo un po' di tempo. Allora, lì c'è la stasi. Stasi, che ferma i nemici, li rallenta. Medikit grande, che ci piace. Dexlock, che non c'è ad ascoltarlo. Colpi di mitragliatore. Adesso. Questo c'è proprio. Ah, aspetta, ripariamo qua. C'è scusa da riparare, questi sono dei soldi. Come riparano queste cose degli ingegneri spaziali fanno scassare. Attenzione, custode Howard Phillips. Uso non autorizzato dell'ascensore di accesso rilevato. Risponda. Ok, me lo porto dietro questo. Scusa un attimo. No, togli, togli. Via le gambe, via le braccia. Perché adesso stiamo, fammi combattere. All'armatura. Carichiamo. Sto seguendo però. Tutto. Ah, ciao Christian. Ok, prendiamo l'ascensore. Vado col cecchino, mentre ne abbiamo qualche colpo. Sono la lancia magari. Il cecchino lancia. Non mi piace come arrivano alle spalle sti codici. Allora, ringa. Questo è dal massimo, vabbè. No, vabbè, no, mentre faccio shopping no, però. Vabbè, ha detto cazzo, ha detto. Mentre fai shopping è ingiusto proprio, eh. Allora, carichiamo tutto. Ok, andiamo. Quanti abbiamo? Due codici. Allora, pistoletta. Quasi quasi, sì, a danno siamo a tre. Facciamo. Beh, è abbastanza buono. Non so se andare così a qua, danno 4.
sto andando 4 allora. Capacità. Alla fine la pistola è quella che trovi più colpi, o comunque costano meno da comprare. E sono abbastanza efficienti, quindi. Mamma mia. Mi ha picchiato mentre c'era shopping, cioè proprio cattivissimo. Ma lei abbiamo la forza. Posta di qua. E di qua, ok. Così. Fatto. So che sei là sopra. Anche se dovessi sopravvivere abbastanza da ripristinare l'energia. Io sparo. Non avresti via di scampo. Tiro un'arma dietro, gli tiro. Sono monitorati. Arrenditi, Lara. Chi sta parlando quello? Ma dai, minchia. Vado piano, è tipo trappola, funziona. Ok, un nodo. Questo è il... ah, questo è il cecchino. Non funziona molto bene. Una pistola precisa, cioè allunga la mira. Ho già pensato di avere la lancia. Qua c'è il salvataggio. Non è stata una buona cosa. Ci hanno fatto abbastanza male. Capitolo 7. Capitolo 7. Siamo più a metà gioco. Ok, davanti qua. Le luci che si accendono da sole è un po' creepy, eh. Non abbiamo più aria. Ah, i gallinacci! Elettrificazione. Ok. Non volevo correre. Di là. Ok, vai. Quanti secondi ho? 90 secondi. Manca l'aria. Come a me, non respiro in effetti, muoviti. No, ma qual è l'audio che non c'è, porca che crisi. Uno. Non c'è un cacchio di niente. Due. Ho aggiustato? Ho acceso le luci. Io si è messo di nuovo le trappole, quindi andiamo piano. Sì, stanno sempre se navicelle. Non autorizzato. Zona mainframe. Sono autorizzato, ho detto. Ah, non autorizzato? Blocco sistema. Blocco sistema completato. Mi dai fastidio. So cosa stai cercando di fare. E non posso permettertelo. La posta in gioco è troppo alta. Ok. Infatti, ah, perché quello lì che abbiamo dato per entrare, forse. Il cadavere. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. E mo cerchiamo il cadavere per entrare. Ok, indirizzare. Adesso entro. Vediamo un attimo. Ah, quel lì va di qua e va di là. Poi ti puoi muoverlo. Adesso sarà tipo un enigma. Bello sto cunicolo pieno di luci strane. Ok. Scudo. Visitatore scudo, non scudo. Autorizzato. Zona mainframe. Sì. L'accesso non autorizzato al mainframe del laboratorio costituisce una violazione del codice civile della stazione Taita. Rimettere tutti i pannelli nella posizione originale. Togli. E allontanarsi dal quadro fusibili. No, vabbè. Mi sono bloccato da solo con coso.
dell'arma. Visitatore non autorizzato. Zona mentre. Adesso vedo un attimo. Qua dobbiamo disegnare sta roba. Ah, qua ci sono quattro cose. Ah, vedi? Ok, aspetta un attimo. C'è un cerchio intero. Li manca. C'è una crocetta, c'è un coso. Il cerchio intero già non lo vedo. Questo qua è il primo. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. Ah, questo. E lo mettiamo qua. Vedi, verde. Poi c'è un cerchio sotto, che è questo. Poi una specie di ottagono. Questo qua. E l'altro per esclusione. Troppo bravi. Non autorizzato. Zona mainframe. Ho capito. Schermatura elettrica del mainframe disattivata. Procedere con cautela. Tutto quello che sono uscito, sì. Adesso posso aprirlo e devo fare la stessa cosa dall'altra parte. Va bene. Quindi vado. Sono due cose, quindi questo qua è fatto. Vabbè, io sarei già morto dentro sti cunicoli così. Sennò. Ciao Evil! Andiamo avanti con sto giochino. Gira, gira, che siamo nelle fogne di qua, da queste parti. Cioè, certo che sti ingegneri nel futuro fanno una brutta vita, fanno. Se non si dimentica la carta per aprire la stanza, se devi fare dei giri incredibili. Potranno fare due porte normali, no, devi passare dai cunicoli proprio. Aspetta, qua di nuovo sento che non arrivi qualcosa di brutto. Ok. Visitatore non autorizzato. Zona mainframe. Sento. Lasciatemi stare! Aspetta, dove sono usciti sti cazzo di cose brutti? Da su? Vabbè. Allora. Niente, sti cosi qua devono darci proprio fastidio così. Ma iniziamo. Una specie di T. Una specie di T, questa. Visitatore fastidio che non sei autorizzato. Cerchio. Zona mainframe. Cerchio su. Quello lì a giro, questo qua. Sono sempre a cortissimo di vita. E via. Adesso alza quel coso lì. Togliere la sicura. Contenimento mainframe. Proprio ti lascio andare. La sicurezza è stata informata. Ok. Ho rinforzato le porte, quindi me ne vado. Me ne vado. Vado via. Bello. Vediamo anche sottofondo che il violino si sente. Ci penso, Enrico ci sente sicuro. Ok. No, lascia, cioè che mi ha ucciso. Devi far ripartire. Stiamo per la stanza. Non ero pronto a due mostri così cattivi subito così all'uscita, proprio easy. Dai, dimmi che hai fatto checkpoint bello. Sì, ho fatto checkpoint bello. Eh?
Ah, ma aspetta, 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 aspetta. Ok. Vediamo questo qua. Fucile di precisione. I circuiti del mainframe sono estremamente delicati. Allontanarsi. Conrad. Ok, qua che fatto. Tanto all'interno. Questo qua. Questo. Ok, spaccati tutti. Dice di andare qua, però guardo solo se sembra ci sia qualcosa da prendere. Disattivati. Disattivate. Niente, no? La stazione. Ok, si sta spaccando la stativa. Configurazione di controllo manuale. Contro. Bello come parla adesso. Carino. Uè, Bruce. Dal boss qua. Ecco, ha disattivato pure questo. Andiamo avanti con questo horror vintage 2011, abbiamo detto. Dai, no, non vintage, vintage, però. Anni, no. Ma ragazze, oh, ma vaffanculo, piovono cadaveri. Ellie, sono diretto agli specchi. Ma io devo ripetere, guarda che cazzo, pensa che brutto. Come sta Stross? Guarda tu stesso. No, non sono ancora pronto per l'ago, no. Dove sta bene Stross? Non respiro. Stross, che ti succede? Ellie, ricarico il fucile, andiamo. Sono un sacco di cazzo. Mitra. Tutte le cazze. Ma ci viene generato qualcosa da sto roba qua. Fastidio. Ma dove cazzo si... No, ma gli insetti mi fanno troppo schifo, gli insetti. La madre. Allora, c'è la lancia identificata, così si muove la tiro in testa. E voi si ammazzano da soli, se ti avvicini abbastanza. No, quelli dato che camminano no, fanno proprio schifo e basta. Guarda, vedi quello. Deve essere morto. Per me. No. Ok. C'è ancora altra roba. Ok. Questo vado. Non sento più versi strani.
tutto a posto. Qua c'è gas, fuoriuscita di gas ovunque. Ok. Lancia. Continuiamo a essere senza vita, senza colpi, senza niente. Ma direi che questa stanza qua è fatta. Sotto già si vedono dei mostriciattoli che scappano. Posso tirare le poltrone addosso, questa è una tecnica fortissima. Ok. Zio cane. Boh, lascio il pad a nannina. No, no, il gatto me lo tengo. E con la superiore forza di 7 batteremo tutti. Va bene. Se Timio dorme adesso, ma è bello, lui morbido, coccolioso. Ogni tanto c'è gli scatti perché probabilmente sta sognando. Allora, quindi in che situazione brutta mi hai lasciato? Beh, mi taglierò la cosa migliore, ma mi ha lasciato senza colpi. Questa è la pistola, io voglio il lancio dello spirito Justiful. Questo è il cecchino, deve essere questa la lancia. Sapevo io che... Tua sorella! No, non va bene. Mi ha lasciato con 4 colpi di mitra. Allora, dobbiamo organizzarci meglio con questi mostri osceni. Dunque. Ma tua sorella. Mostrillo fritto, mostrillo fritto, chi vuole il mostrillo fritto? Bah, chissà se ce li siamo tolti dalle balle, come si suol dire in francese arcaico. Allora, thank you.
distrugge anche lui allora. Però non è il caso. Allora. No, non mi sono allontanata troppo presto. Vabbè. Non lo diciamo a Jumpy, tanto non mi sta cagando da tanto. Allora. Ok, apriamo qua. Va bene. Sì, frittura degli alieni, hai visto? Allora. Io però questo qui piccolino lo uso. Mi dà uno sputo, ma almeno. Questo è bello. Quanti colpi sprechi? Ma io non spreco niente! Mi hai lasciato con dei scarafaggi schifosi! Mi devi dare un po' della tua forza qui. Io li odio tutti. Allora. Questo è il primo. Aspetta, amore piccolo. Dove cavolo è? No, ancora vivo. Ma fai essere ancora vivo? Mi ha mandato solo un sacco di vita, sia mia. Ma chi mi ha sparato? Ma devo ancora sputarla la mina. Sa, tieni. Vai. Ah, riprovo io. Adesso che mi sono tolto il peso dovrebbe andare meglio. Stavo soffrendo tantissimo. Allora, vediamo un po'. Venite, schifezze. Ma guarda come si trascina, rotolando proprio. Ok. Qua. Ti
può dire che fate schifo, sì? Ok, soldini. Guarda come sputa, cioè, becca bello lontano quando esplodeva la merda. Sì, sì, spara tutto quello che ho. Qua c'è un altro. Questo è andato. Adesso mettiamo la lancia. Qua è andata abbastanza bene, è andata. Infatti usare... No, cazzo, non ce l'abbiamo il medikit piccolo. Va bene. Fastidio questo, non lo voglio. Caricare il mitragliatore. Lancia pronta. Fastidissimo sti cosi, no? Fatemi fare un po' di strage. Ah, guarda, sta andando avanti, c'era la cosa per bloccare il tempo. Ah, sta bene. Crediti. Anche le lance. Queste fanno malissimo. Tanto salvo. Guardando, io non sto guardando. Oh. Capitolo 7. No, il capitolo 6 è stato lunghissimo. Sempre sulla 360. Salva praticamente sto gioco. Qua dietro cosa c'è da prendere? Qua questo. Il pannello. Ok. Uno. Due. Questa è stata giusta questa. Vado a vedere cosa c'è di qua prima. Ah, si apre con uno snodo. Vado. Sì, sì, ne ho trovato uno. Ma che cazzo. Ma... Così, alle spalle. A caso. Non ha droppato niente. Ai ai ai. Schema. Condensatore d'oro. Soldi. Soldi. Medikit grande. Texlog. Mi sa che medikit grande dobbiamo aprirlo perché si è messo niente male. Però magari prima salvo, che se ne ho da due di fila mi arrabbio. Che bug sto gioco. Allora, ne ho due, ok? Quindi salvo. In caso di carico da qui. 4 ore e 40. Sì, no, in effetti non è giusto che siamo più a metà gioco. Uso. Ok, sembra essersi sistemato. L'altra sera che era impazzito malamente. Ok, continuiamo sto corridoio. Andiamo. I flash. Ecco, non bastavano i vermi, gli alieni,
lei, cioè, anche fidanzata morta manca. Sono scosse di colpa dei pensieri oscuri che nascondi. Ok. Dice andare su. Chiudo tutto. Ok, quindi entra l'ascensore. Sì. Spero che quei nemici non vengano a rompere le scatole. Carico tutte le armi intanto, giusto per. La lancia è bellissima, che oltre a impalare nemici tipo fiocina, poi li elettrifica anche. Li frigge proprio. Dove? Sotto la sedia. Sbloccato. Era il comando dove c'era il tipo lì. Pure. Fai scorta. Di ossigeno nelle cose di aria fresca. Vabbè. Andiamo. C'è un modo di correre qua. Sì, LB. Ellie, sembra che due degli specchi non siano allineati. Come sta? L'iperventilazione è cessata, ma non so quanto ancora riuscirà a resistere. Sapevo che mi avrebbe solo rallentato. Se Ross muore, con lui se ne andranno anche le mie possibilità di distruggere il marchio. Tienilo in vita e raggiungi quel pannello. Che cazzo deve fare? Non ho capito. Sto muovendo verso di là, ma non sei giusto? Sto muovendo io. No, così comunque. Su giù non va, va solo così, va. Devo trovare una stazione di aria pulita. Dov'è? Quella? Vai, corri. Quella si sarà aria. Guarda che sono 60 secondi. Comunque adesso vedo un attimo come si fa. Ok. Quant'è la carica massima? 120. Ah, già questo, questo guarda. Intanto metto a posto questo. Questo sono qui. Questo ti indicava anche questo qua come specchio. Tua madre. Aia, aia. Che cazzo è? Dov'è? Dove sapere i nemici, so. Non l'ho visto però. Allora, stiamo qua un attimo a combattere, no? Poi qua l'audio è sparito. Cioè che fastidio, non lo vedo proprio. Arriva da lì, arriva. Con quelli. No, ma sono proprio dei nemici kamikaze. Arrivano e esplodono. Ok. No, ma che fastidio. Andiamo. Ah, quello, quello. No, no. Guarda che schifo. Ma che schifo sei. Cioè, ma che cazzo si drogano questi, quelli che hanno fatto sto gioco. Esci. 45 secondi. No, per adesso ho capito. Prova ancora una volta, poi tutto guardando, sì. Allora. No. No. Di nuovo. Vabbè, andiamo. Allora, primo nemico sicuramente. Non so neanche con cosa abbatto, forse qualcosa di più potente. In questo caso forse il cecchino può fare il suo. Fa malissimo e devi togliergli quei bracci gialli. Vediamo subito quando esce. Allora. Allora, questo è specchio. Al primo è vicino e vediamo dove devi allinarlo. Dovrebbe essere facile perché... Ellie, sembra
degli specchi non siano allineati. Come sta? L'iperventilazione è cessata, ma non so quanto ancora riuscirà a resistere. Sapevo che mi avrebbe solo rallentato. Se Strauss muore, con lui se ne andranno anche le mie possibilità di distruggere il marchio. Tienilo in vita e raggiungi quel pannello. Ok, okay. Andy, ora è andato. Come vanno le cose lì da te? Passato c'è una... di ritirare le coperture. Strauss, cerca di darmi una mano. È del male, non sono abbastanza forte. No, scendi, cazzo. Ma ora datti una mossa e vieni ad aiutarmi. Scusi, la corsa se ne... si sposta. C'è qualcosa che copre il collettore. Oh mio Dio. Ce ne sono a centinaia, migliaia. Si stanno separando. Vattene di lì. Mio Dio, vengono da questa parte. Corri, Strauss, corri. Chi? Ma chi? Ma mi metto un'ansia, si colli. Chi è che sta venendo da questa parte? Merda. Ok, vado. Questo a posto. Quello a posto. Quello. Quello però è dove c'è il mostriciattolo lì vicino. Ok. Allora, sono a 90 secondi. Aspetto un attimo e poi vado a ricaricare. Ciao Zero! Mi fanno troppo male, troppo schifo sti cosi. Ok. Carica. Mamma mia che schivata tecnica. Questo è il tuo braccio. Ok. 50 secondi, io scenderei un attimo. Appunto, se scende sto coso brutto. Gravità zero è difficilissimo combattere. Ragazzi, è andato all'aria. Allora, aspetta, qua. Vedi che inizio a perdere anche la vista. Perfetto. Perfetto. Colpi di lancia qua di anno. Anche protetti a ricerca. Ma mi sa che va proprio a ricerca anche il missile. Allora, dov'è quello da settare? Questo. Questo è quello che è fuori bordo. Ok. Giù e un po' di qua. Dai. Mamma che lavoraccio. Ti fanno fare a sto coso. Bravo. Non mi posso muovere, eh? Tanto l'aria finisce, quello non si può muovere. Ok, mo? Dannazione! Ellie! Tutto bene? Non dire niente! Appena benissimo. Entrati in quel groviglio, il raggio si è attivato! Lei non ti... Quelle cose sono ancora allora, dirette alla... Lì sono delle casse... Distruggono ogni cosa che c'è dell'ossigeno. Merda, ci taglieranno fuori! Vai alla stazione! No, io arrivo appena posso! Mette troppa ansia! Tempo, cose... Carico ossigeno, certo. Lassù. Però ci sono anche altre casse da prendere. Che c'è? Se sono le casse da prendere, devo prendere le casse. Intanto il medikit piccolo è bello. Scusa, tu devi consumare i colpi, devo prenderli. Due colpi in testa. Va bene. Vado. Corri. Comunque mi sono già perso io. Anche la strada. Cioè, stazione di ossigeno anche al volo. Ok. Scendi. Via. Chiudi sta porta. Perfetto. Ellie, meno male. Dobbiamo arrivare al settore governativo prima che ci taglino fuori. Non farai mai in tempo ad arrivare ci qui. Ci sarò. Stabilità rivelata nell'allineamento dei pannelli. Avvio sistemi e iettori d'emergenza.
Allora, dimmi, adesso ho fatto test. Fammi solo scrivere sta roba. No, no, no! Zio cane! Che fine epica! Mamma mia! Cioè, si è lanciato tipo Iron Man nello spazio e si è preso una astronave in faccia. Non mi curo neanche che tanto qua, secondo me, è un colpo muori. Questo pure è un gatto che... che dorme, sto guardando. Via, avanti. Ah, ci lancia con tutta la sedia? Via. Di nuovo qua l'audio è fatto fighissimo, esatto. Sempre gravità zero. Non si sente nulla. Oh. Qua? Dentro? Mamma mia. E qua non, dove vado qua? Dove cazzo vado? No, dove lì? No, ma zio cane. Non ho visto. Ho dei problemi alla vista da oggi, non ci vedo. No, no, non. Sono svarionato di brutto. Mi sto contendendo che è tachipirina, che non. Non ci vedo nulla, non ci vedo. Sono più rallentato rispetto al solito. Allora, vediamo un attimo. Ma posso mettere pausa così mi dici dove devo passare? Allora, qua, tutto di qua e va bene. Qua, tutto di qua. Ok. Non posso andare su e giù, eh? Cioè, solo destra e sinistra. Qua, tutto di qua. Ok. Qua abbiamo detto dentro, facile. Vanan adesso. Vanan che io non ce la faccio. Vai, vai. Detto io. C'è tutta la sera per fare col gatto. Che problemi hai? Che fa? Allora, adesso becchiamo tutti i buchi, non mi preoccupate. Anche se insomma dovresti essere tu, ma vabbè. Ok. Via. Ok. Ma no, sul bordo, beccato. Dio mio, che difficoltà. Allora, riproviamo, ragazzi. Dunque. Cosa stavo facendo? Ho beccato, ho raschiato il bordo. No, no, dopo. Eccoci. Sì, un po' Iron Man, hai ragione. Oh, abbiamo anche un sacco di casse da aprire, dunque. Che vita indecente, in mezzo a nulla. Non si muove più perché è tutto rotto, povero ragazzo. Justifon. Niente, devo spostare sta roba. Guarda quante casse. Proprio all'esterno, forza!
sì, apro questo. Ok. Qua dietro c'è il negozio. Ok. Dunque, vendi. Sì, sì. Non mi sembra di poter vendere altro. Poi magari mi curo una volta così. Vuoi che compro uno snodo? Ma se io rimarrei così. Adesso. Se mi fa vedere il menu. Che fastidio. Meglio. Ah, prima del medikit dici? Sovrascriviamo. Mi curo con due piccoli, che dici? Boh, direi che è della stra bene. Allora, ho questa roba piccola, questo qui. No. Spazi ampi. Isaac, da questa parte, il vagone di qua. Bambini tra i piedi. Isaac, proverò ad aprire la porta CEC al tuo livello. Resisti. Sì, non l'ho visto. Ah, questo non l'ho visto. Sono in un posto di merda. E non corre perché è in mezzo. Allora, riprovo, eh. Ma cosa stai dicendo? Poi io non l'ho usato morendo. Isaac, è quello che stavo facendo. Il vagone di qua. Ho capito. Al tuo livello. Resisti. Cazzo. Niente. Tieni. Ti incasti in sto posto. Vado io. Uno e due. Andiamo. Faccio il negozio. No, giù. No, però vedi che fastidio.
devi sempre avere il checkpoint rieso. Allora, intanto la stasi qua è fondamentale. Isaac, da questa parte, il vagone di qua. Vai, vai. Sei impazzito? Sono uscita viva da lì per un pelo, quel cazzo. Morite, bambini, morite. Isaac, proverò ad aprire la porta C e C al tuo livello. Resisti. Muori. Ok, questi qua. Ah, cosa cazzo? Ah, quello che vomita. Serratura del cazzo. Ti muori. Sto usando i miei codici, ma non funziona. Tira sta cosa, zio cane, tirala, tirala via. Sì che ho l'autorizzazione. Dove sei? Bastarda. Mi curo. Mi curo perché mi hanno sentito troppo male. Muoviti. No, ma ancora! Ecco, è aperta! Grazie! Non minchia, carica ste cazzo di armi, tizia sta roba! Vai Isaac! Non riuscirai a fermarli tutti! Vai! Me ne sto andando! Chiudila almeno, chiudila! Grazie! C'è un sacco di colpi da prenderli! Un po' l'ho presa però non. Ho fatto il possibile. Ok. Carichiamo. È lento però a caricare le armi. Forse non abbiamo mai potenziato queste cose. Qua può essere più. Ce l'avete fatta? Ok, c'è. Ciao, The Lot! Niente tu, vabbè. Calmati. Una cosa di fare sempre. Stamattina qui eravamo una squadra di 30 persone. 30? Ci hanno sopravvissuto. Stamattina, tutti morti. I miei uomini okay, si sono carichiamo trasformati. Tutte le armi, sono stato un massacro, è stato. Ho dovuto letteralmente farli a pezzi. Gravità zero, nemici infiniti. Ma come mando il dotto? In giro ci sono ancora braccia e gambe. Ellie, lo so. Ok, signorina. Mi dispiace. Eccomi di nuovo. È tutt'oggi che cammino in un fottuto cerchio. Oh no. Vedrai che ce la caveremo. Ora pensiamo sì, a come incontrarci. Sicuro. Bene. Due li abbiamo lasciati per il quadro più avanti. C'è una stazione no? di transito nell'installazione. Ecco le coordinate. Brava, dammi le coordinate. Andiamo. Turno. Capitolo 8. Colpi. Questi qua avanti e via. È feritissimo il ragazzo. Cadaveri ovunque. Sì, solo che qualcuno dia qualcosa. Sono senza medici, senza niente. Sono messo malissimo. E c'ha le crisi. E c'ha le crisi. Non posso muovermi. Minchia Isaac, drogati di meno. Audiolog. Qui parla Caleb, xenogeologo. Colpi. Soldi tanti comunque. Vado al negozio. Allora, inventario. Abbiamo trovato uno schema. No. Questo qua, mia detonazione, la vendo che tanto non la prenderemo mai. Vendi. Poi abbiamo due medikit e tipo 30 colpi di quell'arma multiraggio. Queste qua da
Di ricerca abbiamo tantissimo. Più avanti, se ci serviranno soldi, ne vendiamo un po'. Comunque, di là 30 colpi di cecchino, va bene. Li teniamo per il quadro più avanti. Pistola ne abbiamo tanto, quindi adesso la usiamo un po'. Un po'. Compro... Ciao, Fezzo. Compro un nodo. Che sono i potenziamenti di tutto qua, dalle armature alle armi. E adesso vediamo cosa potenziarci. Qua c'è il salvataggio. C'era il terminale pure. Dice che di là. Però allora prima di andare salvo. Salviamo. Inizio capitolo 8. Sulla memory card della Xbox 360, certo. Bella sta cosa di Xbox, che ha la retrocompatibilità incredibile. Poi due generazioni indietro. Nodo. Questo. Soldini. Non mi piace sto rumore. Vedi che piccolo uso. Ma perché? Vabbè, dai. Spero di morire, spero. Ma sì, ma perché è un gioco così? Mica, metto pause, non metto neanche il coso automatico. Vai, usiamo un nodo energetico. Ma zio cane, vabbè che è 5.000, li usiamo. Schema, tanto puoi comprare altre cose. Tutta vintage. Un nodo. Questo è tutto ottimo, perché tutto quello che trovi di più è meglio. La musica è un sacco inquietante però, eh. Niente, c'era uno schema, dei colpi e un nodo, quindi vai. Abbiamo sempre guadagnato comunque. È un cazzo di mostro. Cioè, una stanza così piccola. Ma poi? Qualcos'altro? Uno stanzino minuscolo. Sì. Vabbè, adesso con i mossi c'è un sacco di roba. Ok. Ah, sì, perché se ottimizzavi bene le armi ci rendevi guadagnare tantissimo. Ok, di qua immagino. C'è un cadavere che vola. Va bene. Colpi. Allora, terminale, negozio, adesso andiamo verso il traguardo e terminale che sia. Spara! Anche se così di piccoli! Aiuto! Mamma mia, mi hanno chiuso. Mi hanno chiuso tantissimo. Eh? Da vince. Mi hanno chiuso tantissimo, queste schifezze. Hanno fatto veramente male. Ma guarda quello che fai. Te le spezzo quelle braccia. Le bestemmie. Qua cosa c'è? Un audio log? Questa roba? No, chiudo. Via per forza. Andiamo. C'è un po' di disordine dentro questa stanza. Usiamo la forza per vederci qualcosa nascosto, non mi sembra. E allora andiamo avanti. Sento rumori brutti anch'io, sì. Lancia. Ah. Dov'è? Vieni qua. No, Isaac. Porca troia, che ansia.
problemi mentali. Cioè, già di stare attento a tutto. E qua, ok. Qua non vede niente. Io rumori li sento però, Va bene, vado avanti. Qua non puoi andare, qua è tutto chiuso, quindi la stanza è una sola. Bella Erus, come va? Grazie per il ride, stiamo portando un gioco vintage del 2011, un horror, Dead Space 2. Te com'è andata la sessione di arte? Parla. Qui continuiamo ad ansiarci, questo oltre ai problemi con alieni tutto, li ha anche in testa, continua ad avere visioni terribili. Ok, vediamo un po', un sacco di cadaveri in giro. Isaac, di qua. La porta è bloccata. Li spezzo solo perché ogni tanto danno dei proiettili, e tanto mai non muore. Riesci ad aprire la porta? No. I circuiti sono saltati. Non la riesci a aprire, quindi devo trovare un modo per chiudere fuori quelle cose. Deve esserci. Adesso ti lascio il padre, il prossimo checkpoint. L'unica cosa è l'impianto di lavorazione, ma non è adatto per le persone. Intanto, vediamo un po'. Forse posso disattivarlo da qui. D'accordo, fallo. E disattiva. Ah, è qua, è qua che sta parlando. E c'è anche il nostro amico pazzo che stava. E lui quello che ci ha liberato? Vuole che io segua le fasi. Tieni duro, Stross. Dove? Presto sarò lì. Ah, dall'altra parte, dalla loro parte. Secondo... Traguardo assegnato. Quindi adesso ci ha dato il nuovo. Nuova destinazione. Ok, di qua, no, di qua, sto davanti. Ok. Vado. Sei pronta? Fra un po' tocca a te. Qui c'è qualcosa da prendere. Lo schermo. Adesso il negozio può venderci le mine. Ma non dobbiamo noi. Fuggi! Perché si attiva così tutto a caso? Sì. Sì, sì. No, no, ma zio. È una situazione terribile. Vabbè, adesso l'aspetti. Sti gentleman. Ho fatto già un bel pezzo fino a qua. Vabbè, questo è mio set. È set, vai a buttarlo. Bravo. Ma non so se abbiamo più. Scusami, non so se abbiamo più. Lo uso. Mamma mia. Sì, va bene. Sì, se vuoi tenerti il telefono fai. Perché purtroppo Xbox non è molto ben intrallazzata con Twitch, quindi la chat non te la mette visibile, per cui seguiamo la chat dal telefono. Beh, mi sembra che questo sia l'unico. Vai. Ah, eccolo qua, così là fuori. Accesso a gravità zero. Gravità zero pura. Vai. Cioè io dovrei passare da quella roba lì. Una specie di sistema di ventilazione là sopra. Già, lo spegnimento manuale dell'impianto ha bloccato in sede tutte le valvole della pressione. Dovrei trovare un modo per forzarne l'apertura.
Usa il modulo cinetico per applicare dei propulsori agli oggetti. Modulo cinetico. Sì, ma non capisco cosa devo fare. Ah, questo. Sto cercando. Penso sia quella, ma non vedo. Come fai a dire glielo lanci? Devo mettere in un posto. Solo gravità zero. L'ho sparato verso di qua, quindi stavo guardando. Che riparto dal checkpoint. Devo fare tutta sta roba di nuovo. Allora io uno lo uso. Ma dai, proviamo. Proviamo a salvare. È un po' una scorrettata, ma almeno ci togliamo sto agguato dai piedi. Ok.
Allora, andiamo giù di qua. Abbiamo già visto che di là non c'è niente, quindi passiamo pure di qua. Ok. Accesso a gravità. Sono arrivato allora. Al piccolo cieco. C'è una specie di sistema di ventilazione là sopra. Già, lo spegnimento manuale dell'impianto ha bloccato in sede tutte le valvole della pressione. Dovrei trovare un modo per forzarne l'apertura. Ok. Non è quello che dici tu. Allora. Non funziona così. Ah, applicare propulsione agli oggetti. Ok, tipo lo spara. Allora. Probabilmente andava parato sulla porta, ma in maniera da attivarlo. Una volta che viene annunciato sembra che si... che non funzioni più. Allora, riproviamo ad andare di qua un attimo. Dove? Tieni. Provare a vedere se si toglie quello lì che c'è nella cassetta. Scendi qua. Questo qui. Prova con B. Ok. Di giù forse. Comunque sono da qua che spuntano i propulsori. No, probabilmente è sempre sulla porta, ma bisogna attivarlo per maniera che la porta si sposti. Quindi buttalo giù, fai RB. Cioè dovrebbe fare questa cosa ma dall'altra parte. Avvicinati un po'. Penso sotto in realtà debba essere usato, non lo so. Ok, RB. Scusami, R2. Ah, ok, sparando di questa roba. Ok, adesso puoi passare. Ah, ti passo il coso allora. Ho capito. Da buona che non c'è tempo. Eccoti qua. A quanto pare la tua amica ha riattivato l'installazione. Dovrò ringraziarla per avermi fornito la tua posizione. Ho bloccato il ciclo produttivo in attività. Entri dentro. È la fine, Clark. Non deve finire così. Clark, vabbè. Invece sì. E così sarà. Addio, Clark.
Ah, ho capito adesso. In qualche modo Tideman è riuscito a escludermi dall'interno. Lo vedrai. I miei codici lo so, ma stavo ricaricando. Oh merda, qualcosa si avvicina. Strauss, dammi una mano con la porta. Ho bisogno che tu lo veda. Ho bisogno che tu segua Strauss. Le fasi. Cosa? Sì, no, devi solo stare zitto e aiutare. Dannazione. Ellie! Ma sta ragazza ha sempre queste cose brutte. No, volevo provare a scendere. Adesso vediamo dove cavolo, ho superato un sacco di roba. Di là? Ai ai ai. Sto fesso continua a girare su se stesso. No, ho sbagliato. Aspettare che va via. No. Devo farlo mettere di là. Ah, vediamo dove mi fa ripartire. Ok, da lì. Sì, sembra di sì, non ne vedo. Ellie, non puoi disattivare queste cose? No, in qualche modo Tideman è riuscito a escludermi dall'interno. Lo vedrai. I miei codici non sono più validi. Stai scherzando? Oh, merda. Qualcosa si avvicina. Strauss, dammi una mano con la porta. Ho bisogno che tu lo veda. Ho bisogno che tu segua le fasi. Cosa? Sì. No, devi solo stare zitto e aiutare. Dannazione. Devi solo stare zitto. Ellie! Ops. Più facile.
qui. Non mi piace questo posto. Scusa, è là sotto. Si deve essere un attimo più aggressivi, cioè nel senso devi andare nell'ultimo settore. Nell'ultimo settore. Allora. Andiamo a vedere come si fa sto mostro. Poi ci dà colpi di pistola. E crediti. Basta. Una terza. Progetti di ricerca, quindi anche questo coso. Non lo vedi finché sono stati. Ok. Questa massima è questo coso, va bene. Guardi. Conduttore rubino. Morto? No. La porta è quella lì. La porta è quella lì. Io vorrei usare un medikit perché siamo messi male, non vorrei morire così a caso. Eccolo lì. Però guardiamo. No. Adesso andiamo. Vediamo, ok, quando diventa perpendicolare si sì. Vediamo e via. Non so che carità lo stai. Dov'è? Sento dei rumori. Siete tutti bene? No, è la radio. Non direi. Ma lei qua sta sparando con un'arma devastante, quella che usava per ammazzare i nemici. Ci sono quasi. Ci siamo quasi. Dove non si sa. Ok. Mamma mia, quanto distrugge i cadaveri sto ragazzo. Allora, non mi sembra ci sia niente da prendere. Un medico. Ok. Andiamo. Uscita da gravità zero. Oh, finalmente. Torna a camminare normale. Apri. Ok. È successa una strage. È successa una strage proprio. Bruttissima storia. Un nodo. Medikit piccolo l'abbiamo preso, carichiamo. Non c'è nient'altro. Okay. Solo sangue ovunque. Ok. Adesso ci vuole il nostro aiuto. Ti ha cacciato malamente. Sì. Le fasi sono quattro.
Non con questo svitato. 3, 4. Fase 4. Lei aspetterà. Ah, fase 4. Stross. Tutto ok? Va sempre peggio. Benissimo. Quale fase 4? Chi aspetterà? Dopo le viti. Dopo l'ago. Aspetterà. Non resisterà ancora a lungo. Dobbiamo fare in fretta. Aspetterà. Di sopra c'è un mezzo industriale. Fa lo stesso percorso del treno passeggeri. Fase 4. Ci porterà al settore. Grazie, Ale. Stai tranquillo. Dobbiamo posizionarlo. Come stai? Messa. Vado io. Io non conosco. Finta leziane. Tienilo d'occhio. Lo salvataggio. Tra un po' interrompiamo. Prendiamo le ultime cose che ci sono. Basta. Schema, kit medico grande. Da comprare, sì. Colpi di cecchino. Carichiamo. E andiamo avanti. Qua andiamo bene tranquilli. Oggi siamo a riposo da lavoro. Quindi streamiamo di pomeriggio. Streamiamo di pomeriggio. Sì, adesso stiamo facendo. Stiamo per lasciare. Facciamo un bel raid al Venom. Normalmente noi non siamo mai di pomeriggio, non lo becchiamo mai, quindi salvatina. 99 minuti. Sì, direi che dopo 1 ora e 40 sto gioco che mette un'ansia incredibile proprio. Vediamo cosa ci aspetta solo. Andiamo un attimo. Vabbè. Mamma mia. No, il tiro era quella lì che ci ha rotto un po' le scatole, eh. Vediamo prossimamente capitolo 9. Cambio capitolo. Che figata. Ascensore di fuoco. Sì, comunque è anche forse più puzzle game del primo capitolo. Sì, infatti, ci aspetta la morte nel prossimo capitolo. Nella prossima sessione ci aspettano ascensori di fuoco e mostri infastidiosissimi. Sì, no, ma è bello. Io l'avevo fatto ai tempi, nel 2011. Adesso non mi ricordo più niente assolutamente. Però è proprio bellino. Allora, lascio a te intanto i saluti e le cose, che vado a fare il ride. Un secondo. Devo andare da... Sì, lo accendo. Ho già messo... Grazie a tutti, ragazzi, ci vediamo penso domani sera. Sì, domani sera. Sì, domani sera vi faccio tagliare scuola, ragazzi. Domani in qualche modo ci vediamo. Ah, giusto, vero. È già pissato. Ma magari potresti anche andare in diretta con i ragazzi. Potrebbe essere divertente. Grazie per aver partecipato anche oggi. E appunto, continueremo questa storia di sto povero disgraziato che non si libera mai di questi mostri alieni. E ormai vede anche la fidanzata morta. È morta nel primo capitolo, per chi non se lo fosse visto. Il primo era ancora più vecchio, era dal 2008, ma comunque non sono invecchiati male, né graficamente né come gameplay, quindi fa anche piacere un po' di retro gaming. Che se chiamarlo retro. 10 anni. Va bene, queste saranno un po' difficili.